ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Concept Analysis. Quest'oggi, signori, nonostante gli esami universitari che incombono, siamo qui con il nostro video della domenica. Tra l'altro, scusatemi se mercoledì non ho pubblicato come facevo nelle ultime settimane, ma ho preferito dare più spazio all'università che a YouTube in questo periodo. Ciononostante, oggi siamo qui per parlare di un Pokémon molto particolare, ancora più particolare se possibile di Delmise e di Cacturne, perché non solo è un Pokémon ambiguo, ma anche un Pokémon che tendenzialmente nessuno si caga di prepotenza. Ma siccome l'avrete già letto dal titolo, l'avrete già visto nella miniatura, non sto qui a dilungarmi oltre, stiamo parlando di Spoink e quindi velocemente, visto che ho poca batteria della telecamera, sigla! Allora, io penso che Spoink sia uno dei Pokémon più caratterizzati della storia dei Pokémon, probabilmente. Stiamo parlando sostanzialmente di un maiale a cui è stata invertita la fisionomia, cioè anziché svilupparsi in orizzontale, si sviluppa in verticale grazie alla molla sottostante che rappresenta la coda a forma di spirale che è tipica dei maiali. Tra l'altro è un Pokémon molto controverso perché si dice che la perla che ha in testa e che sarà oggetto di questo concept analysis è la perla di Clamperl, poi nella versione Shiny queste differiscono, insomma forse è addirittura troppo caratterizzato, hanno provato a fare un sacco di cose e se ne sono perse alcune per strada. Ma a parte tutto ciò, come ho detto prima, Spoink è un Pokémon interessantissimo e meritava assolutamente un episodio del Concept Analysis, nonostante mi porterà all'incirca 400 visual. Iniziamo da un elemento caratteristico del Pokémon e che abbiamo già citato qualche secondo fa, ossia la perla che è riposta sul suo capo. Questa perla, per quanto ci venga detto che sia una perla di Clamperl nel Pokédex, non è una perla normale, perché è una perla in grado di fornire al Pokémon poteri psichici che altrimenti non avrebbe. Insomma, per dirla senza mezzi termini, probabilmente Spoink senza quella perla sarebbe un semplice Pokémon di tipo normale alla pari di un cincino, di un mincino, insomma poca roba. Da dove nasce però il concetto di un maiale che riporta sul suo capo una perla? Nasce dalla lingua latina. Esiste infatti nella lingua latina una locuzione particolarissima, ossia Margarita ante porcos, che letteralmente vuol dire le perle ai porci. Ora, questa locuzione latina non è una frase casuale che si diceva ai bar, perché, attenzione attenzione, è contenuta nel Vangelo. Non solo è contenuta nel Vangelo, ma è detta letteralmente da Gesù Cristo. Allora, io lo so che dovrebbe essere serio il concept analysis, però non resisto. È un porco ispirato alla Bibbia. Cazzate a parte, qual è il significato dietro a questa particolare locuzione? Gesù la utilizza nel Vangelo designando una particolare situazione che avviene tra l'altro molto spesso nella realtà. Gesù ci dice sostanzialmente di non gettare le perle ai porci perché questi non ne comprendono il valore e di conseguenza semplicemente ci inciampano sopra e le calpestano. Ora, con questa metafora, Gesù nel Vangelo, secondo Matteo per la precisione, intendeva una particolare situazione, cioè quella in cui si cerca di dare la saggezza a chi la saggezza non la vuole recepire. Ora, dopo aver citato Gesù Cristo, che cosa di questa frase viene riportato all'interno di Spoink? Abbiamo visto come questa frase sia associata al fatto che i porci calpestino e inciampino sulle perle, ma abbiamo anche evidenziato precedentemente una particolarissima peculiarità di Spoink che è rappresentata nel suo design. Sto parlando del fatto che Spoink salta su questa sua coda che è una molla e di conseguenza, simbolicamente, questo Pokémon, a differenza di come sostiene Gesù, non inciampa sulle perle, anzi, grazie al fatto che salta, le evita. E proprio perché non inciampa sulle perle, Spoink è in grado di utilizzarle a suo vantaggio e di ricavarne non solo poteri psichici, ma di conseguenza anche una certa saggezza. Del resto sappiamo che nel mondo Pokémon il tipo psico è sempre stato associato a un'intelligenza davvero molto avanzata. Basti pensare alla Kazam, di cui si cita letteralmente il quoziente intellettivo. 5000, mi sembra che Einstein avesse sui 140, insomma, stiamo parlando della saggezza. Insomma, Spoink utilizza la perla come fonte di saggezza e il fatto che saltelli sulla sua coda rappresenta il fatto che su queste perle non ci inciampa. E se ci pensiamo bene, che cosa succede secondo il Pokédex qualora Spoink dovesse smettere di saltare? Ci viene detto letteralmente che dovesse capitare una situazione di questo tipo, il cuore di Spoink si fermerebbe. Ora, nell'anime questa cosa è smentita clamorosamente in parte in cui si vede Spoink che non salta di continuo sulla molla.
ma se questa morte rappresentasse in realtà più una morte simbolica di Spoink, se tutto ciò che abbiamo detto fino adesso dovesse essere verità, vorrebbe dire che se Spoink smettesse di saltare, in un certo senso entrerebbe in una contraddizione con se stesso. Vorrebbe dire che simbolicamente inizierebbe ad inciampare e a calpestare quella saggezza che invece riporta sul capo e controlla. Non è un caso, tra l'altro, che il Pokédex ci venga a dire poi, ed è per questo che io vi dico che Spoink è un Pokémon secondo me con una caratterizzazione allucinante che tantissimi altri Pokémon si sognano, non è un caso, dicevo, che il Pokédex ci dica che nel momento in cui Spoink perde la sua perla per qualsiasi motivo, l'andrebbe a sostituire con un altro oggetto rotondo. Ora, questo, in linea teorica, dovrebbe andare in contraddizione con il fatto che la perla di Spoink gli dia i poteri psichici. Vorrebbe dire che effettivamente il potere psichico di Spoink deriva solo da quella perla, ma se noi abbiamo associato la perla alla saggezza, la perdita della perla vorrebbe dunque significare la perdita della saggezza, e questo spiegherebbe il motivo per cui Spoink, dopo aver perso la sua perla, la sostituisce con un oggetto normale. Semplicemente non è più in grado di discernere la saggezza da qualsiasi altra cosa che la assomigli. Parlando in maniera più pratica, non riuscirebbe a distinguere una perla da un qualsiasi altro oggetto di forma sferica, valutando e selezionando gli oggetti solo per la loro apparenza. Vorrebbe dire che Spoink smetterebbe di essere intelligente, probabilmente smetterebbe anche di avere i poteri psichici che possiede. Poi purtroppo arriva Grampig e Grampig rovina, per così dire, tutto il concept di Spoink, che si basava sul fatto che saltasse, che simbolicamente schivasse o comunque non calpestasse le perle che gli venivano lanciate. E se da un lato Grampig andrebbe a togliere valore all'analisi che abbiamo fatto, dall'altro è pur vero che ci sono un sacco di evoluzioni di Pokémon che ne deturpano completamente il concept. Basti pensare che Noctowl, l'evoluzione di Hoothoot, è stato reso più esteticamente godibile piuttosto che proseguire il concetto di un gufo che mantenesse il tempo. E sarebbe davvero interessante, secondo me, fare la stessa cosa con Rubino Zaffiro che si è fatta con Pokémon Oro Argento, cioè andare a sventrare, per così dire, la beta dei giochi per vedere se Grampig avesse nelle idee originali di Game Freak una sorta di concetto che ricalcasse meglio le caratteristiche di Spoink, perché è evidente che la peculiarità di questo Pokémon con la sua evoluzione viene persa, un po' come Hoothoot perde la sua peculiarità di custode, fra tante virgolette, del tempo, mentre noi sappiamo che l'evoluzione di Hoothoot doveva essere molto più simile al suo predecessore. Di tutto ciò, che cosa dire? Penso che Spoink sia davvero un Pokémon non solo dall'ispirazione incredibile, ma questo lo dico in tutti gli episodi del Concept Analysis, ma soprattutto un Pokémon che meritava davvero un altro destino. Se Cacturne e Delmise hanno avuto comunque un riscontro molto ambiguo dalla community, ma hanno comunque avuto una certa risonanza, Spoink purtroppo è stato totalmente accantonato e difficilmente la gente si ricorda di lui. La butto lì, ma forse la gente non si ricorda di lui proprio perché la sua evoluzione ha reso Spoink un WTF gigantesco e poco compreso. Intendo che se si fosse sviluppato meglio il concetto di Spoink anche su una sua evoluzione, probabilmente il Pokémon avrebbe reso molto di più e avrebbe riscosso molto più scalpore. Invece, creando un'evoluzione che di fatto nega tutto ciò che è stato detto prima, Spoink diventa un design strano e che ha poco senso comparato con Grampig. Paradossalmente Grampig penso che sia un Pokémon esteticamente più apprezzabile, forse anche più semplice di Spoink. Ma noi possiamo fare davvero poco per risolvere la questione, anzi direi assolutamente nulla, se non riconoscere quello che un bel concept è. Se l'analisi di questo concept è stata molto deduttiva e ci ho messo molto del mio, è innegabile a mio avviso che l'accostamento di perle e porci sia legato alla frase di Gesù, e sinceramente ispirare un Pokémon da un tratto biblico è qualcosa che merita sicuramente rispetto, credenti o non credenti che si sia. Tra l'altro, piccola chicca a fine del video, si dice anche che Spoink sia ispirato al maiale da tartufo perché il suo aspetto ricorda un fungo, e nella descrizione del Pokédex ci viene detto che Spoink mangia funghi sottoterra proprio come i maiali da tartufo. Insomma, questo Pokémon è una miniera di scoperte, e penso che su questo Pokémon si possano scrivere libri e si possano fare ricerche, e si scoprirà sempre qualcosa di più interessante. Concludo dicendo che probabilmente questo è stato il concept analysis più denso in assoluto dei tre che abbiamo fatto. Spero che abbiate capito il concept, spero che abbiate apprezzato o che abbiate rivalutato questo Pokémon. Io vedrò di ricordarmi di mettere il sondaggio in alto a destra per riscontrare la vostra opinione.
opinione. Spero di non essermi dimenticato nulla. Nel caso, se avete qualche parere interessante, lasciate un commento qui sotto, perché come dico sempre, i commenti possono aggiungere molto a livello di intrattenimento al video. Vi invito, come già fatto all'inizio, a meno che l'inizio non fosse una delle 350 registrazioni che ho fatto prima di concludere il video, a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Vi invito anche ovviamente a passare dai social, come faccio sempre, perché lì potrete dare consigli sui format, interagire di più col canale. Insomma, ci sono tante belle cose che è più comodo fare lì piuttosto che su YouTube. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, se Dio la manda buona. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.